Ragazzi, non è la fine del mondo. Hai fatto una figuraccia? Ok. Sei ancora vivo? Sì. Si sono fatti una bella risata? Va bene, ok. Pace e fanculo. La paura di fare una figuraccia spaventa da morire gli uomini alle prime armi. Molti non si buttano neanche in questo ambito. Hanno molta paura. Il ricordo di quando 2 anni prima hanno parlato con la commessa che poi lei... Ragazzi, state vivendo di ricordi e di emozioni negative. Ma alla fine una figuraccia ha potere e senso, oppure no, a seconda di come vi interfacciate a quest'ultima. Ecco alcuni modi per passare oltre dopo una figuraccia. 1. Crederci. Credere in quello che stai facendo non ti dà il tempo per prendertela. Cioè, una persona che sa per certo di avere in mano un prodotto pazzesco, fenomenale, perché nonostante i no fisiologici continua? Perché crede nel suo prodotto. Quando nel 2016 siamo partiti, non c'era niente in questo ambito. Non c'erano i pullover tarocchi, non c'erano clienti, non c'erano persone che andavano ai corsi in maniera sostenuta e costante. Non c'era niente, eravamo solo noi all'inizio specie e gli insulti. Ma noi eravamo certi del potere delle nostre nozioni. Non ci siamo mai concentrati sugli insulti, ma su ciò che potevamo offrire, lido dopo lido. Non a caso, dopo aver fatto i primi 10, 20, 30 video, Prelover ha iniziato a decollare. Perché le informazioni che davamo e che diamo, a distanza anche di 6 anni, sono di una qualità superiore a tutto quello che trovate in giro. Un limone al giorno è il primo libro game in Italia e nel mondo in ambito sentimentale. Vuoi conoscere fino a 20 ragazze diverse, con età diverse e atteggiamenti diversi senza muoverti di casa? Beh, un limone al giorno ti permette di fare esperienza prima a casa e poi nella realtà, minimizzando i fallimenti. Il protagonista qui sei tu. In base alle scelte che farai durante la storia, alle frasi che sceglierai, alla conversazione e allo stile, il libro game si svilupperà in un modo piuttosto che in un altro. 1000 copie disponibili. Lo prenoti in forma anonima su www.unlimonealgiorno.it per riceverlo a partire da febbraio 2023. 2. Vedere la figuraccia in un altro modo. Chi lo dice che quando hai fatto una figuraccia non hai ottenuto un risultato? Lo dici tu e la tua testa? E come ti imposti quando inizi a migliorare in questo ambito? Tu vedi, ho preso il numero uguale buon risultato. Appuntamento istantaneo uguale risultato. Buono. Instagram medio risultato. Figuraccia uguale brutto risultato. Andiamo a nasconderci. Lo dici tu perché ti imposti male, 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 male. Una figuraccia altro non è che un ottimo modo per indurire il tuo carattere e la tua corazza. Accresci la tua personalità grazie alle risate altrui. Oppure ti fai prendere dal panico e ti 3. Vai immediatamente da un'altra. Tempo fa ho messo alla prova uno studente ad un corso master. Era uno dei primissimi corsi master e i fortunati che ci davano fiducia facevano il corso praticamente da soli. Quindi solo io lo studente oppure solo Christian lo studente. Era un po' sensibile al discorso rifiuto e figuraccia. Quindi gli ho fatto usare la tecnica della pallina da ping pong. L'ho messo in mezzo alla piazza proprio. E per 15 minuti l'ho fatto entrare, uscire, entrare, uscire, entrare, uscire dai set, dalle conoscenze. In un modo molto particolare, anche se andava bene nella conversazione. Dopo 60 secondi io lo prendevo, gli dicevo proprio, ora dobbiamo andare, e lo portavo da un'altra parte, da un'altra ragazza. Avrà conosciuto, avrà aperto 15-20 ragazze nel giro di un quarto d'ora più o meno. Prendevo un rifiuto, quindi usciva da una conoscenza. Io nel frattempo adocchiavo la successiva, lo prendevo, lo scaraventavo dentro un'altra conoscenza. E ancora, e ancora, e ancora. È brutto dirlo, però loro per te non devono contare nulla. Ma come giusto che sia, tu sei uno sconosciuto. Quindi anche per loro non sei niente. Loro non contano nulla. Sei solo tu. Passi da una conoscenza all'altra non dando tempo alla tua testa per elaborare. Alla fine della sessione non ricorderai un cazzo di niente. E questa deve essere la sensazione. Non dare importanza a tal punto da non ricordare nessuna. Io lo toglievo anche quando andava bene perché volevo fargli rendere conto che sia se andava bene sia se non andava bene, tanto la questione, la conoscenza finiva, fine.